Oggi è l'ottava prova, lunedì 10 settembre 2012. Ciao Giuseppe, ciao Licia. Viene. Eccomi allungato sulla poltrona a comodo suo. Come un commissario di polizia! Che robacchia fazzoletti e gomitoli. E chissà. Da quale catena egli procede? Di povere bestie avvelenate da acchiappacani municipali. Ho detto di passare dall'altra. Si potrebbe forse. Devi prendere in mano il cartone. Questo è troppo rigido, l'altro vedrai che funzionerà. Si potrebbe forse contare sulle dita, risalendo fino allo scorso secolo, quelli dei suoi antenati che furono amati come lui. Alla dignità di una cuccia di cotone. E chissà. E chissà che non mi siano passati tra le mani dei portamonete o degli astucci, fra le molte povere bestie di nessuno, li udii spasimare per le strade, in mezzo a un cerchio di curiosi, storpiate da una carrozza o sfinite dal digiuno e dalla vecchiaia, non ci sia stato un padre remoto. Questo mio piccolo amico. Prima che io suoni il campanello. Allora, lì Licia non si vede. Smetti un poco di stillarti il cervello. Tu mi riconosci dalla finestra nella piazza e corri ad abbaiare che m'aprano prima che io suoni il campanello. Fino a questo punto la tua vita si è già insinuata nella mia. Avere un amico buono, fedele e sicuro come te, per la miseria di 20 lire.